E Ugo, ci sei? Yes. Mister, allora, primi 3 punti stagionali in palio, che Carpi arriva, che settimana avete vissuto e quanta voglia c'è di cancellare la Coppa? Sì, hai detto tante cose tu, c'è tanta voglia di mettere in campo la rabbia subita nell'eliminazione di Coppa, c'è però da farlo con giudizio, con intelligenza. E rispettando un avversario importante, qual è il Prato, però molto contento della settimana, molto contento della preparazione, della partita e quindi mi aspetto una prestazione degna del Carpi. C'è subito una big del campionato, Prato squadra a cui piace tanto attaccare, che magari lascia qualcosa dietro, ma che insomma se prende superiorità il pallone lì in mezzo sono dolori. Sì, è una squadra di grande palleggio, di grandi doti offensive, dove dovremo cercare di lasciargli poco la palla, prendere in mano la situazione, cercare di dominare la partita. Credo che chi ha il dominio della partita alla fine goda anche sotto l'aspetto del risultato. Situazione in casa tua, Rossi ci ha detto prima insomma, che non ce la fa, tutti gli altri sono ok, hai ancora qualche dubbio, soprattutto immagino insomma, che la chiave sarà sostituire Mandelli. Sì, chiaramente ho un paio di giocatori sulla mediana che posso utilizzare, l'unico dubbio che è rimasto, ci sono le idee molto chiare, sono tutti a disposizione, ci sarà solo da fare un po' di strategie sui tempi di impiego dei vari giocatori, perché magari non tutti hanno ancora i 90 minuti. Domani ci sarà un Cavassi gremito perché c'è molta attesa. Cosa si sente di dire al pubblico? Ma io innanzitutto mi sento di ringraziarlo perché anche l'altra sera in Coppa si nota una cosa che è abbastanza insolita, che comunque indipendentemente dal risultato i tifosi nostri sono veramente un valore aggiunto, quindi dobbiamo ringraziarli, dobbiamo ripagarli e sappiamo tutti come.